Dario De Nardini. C'era una lotteria? C'era una lotteria, adesso è un bel Allora, quello che leggerò è tratto da una raccolta che ha per titolo Minatori, ma non è a caso che sentite la poesia, che io ho trascorso la mia vita professionale in questa in qualità di perito minerario nelle cave non tanto lontano da qua a casa. Allora, dovrei cominciare, ho scelto alcune, con l'inizio del lavoro al mattino, insomma, è un po' una cosa un po' arrabbiato, sono qui perché è un po' ironico, diciamo, quel fiore giallo. Cos'è questo silenzio alle 7:50 del mattino? Quando il sole già vivo riflette come su neve e abbaglia nei bianchi piazzali. Cos'è quest'aria tersa, polveri decantate e ossigeno appena riprodotto sui foresta, qui trasportato dalle brezze del Cansiglio? E che intenzioni ha quel fiore giallo che inosservato osò sbucare e crescere alla faccia di noi tutti, solo nell'arida pietraia? Dai, dai ragazzi, su, mettiamo in moto i cavalli vapore, abbeverate, recateli alla fronte e date di speroni per farli sfracellare. E il fiore giallo che ci ride fra i sassi non si illuda di restarsene bello costì fino a stasera. Durante gli scavi al margine di una delle cave saltarono fuori delle ossa umane, insomma c'era qualcosa che ci ha impressionato. Io ho avvertito le autorità competenti, ho fatto sospendere i lavori e le autorità mi hanno mandato lì studenti del di Padova, che studiamo archeologia, insieme al loro professore, che hanno raccolto questi resti con i loro, non solo le ossa, ma anche monili, eccetera, che erano, e poi quando hanno raccolto le loro cose abbiamo continuato a lavorare. Allora, necropoli. Tra i denti delle benne comparvero le tracce di numati, adorni di monili elementari, che i ragazzi del professor Rosada vennero poi con cura a riscoprire. Ed un pugnale corto, che il cancro del ferro aveva eroso, lasciandolo corrotto più che le ossa intorno, fu rinvenuto in posizione ambigua, rinfuso fra le costole sinistre, come se quell'antico morto fosse morto ammazzato. Fra i minatori allora prese forma fantastica la storia di quell'uomo che, percorrendo a sera la via pedemontana fra castello e castello, morte brutta incontrò per mano di briganti o di sicari in agguato, il corpo in occulta sepoltura abbandonato. E a sera, invece, quando finiscono la giornata, assordante silenzio. Nell'ora in cui si lascia andare il sole, di là d'un orizzonte colorato, solo salgo sul ciglio più elevato e rimango seduto ad ascoltare l'assordante silenzio che rimane degli spenti motori
delle volate esplose, dei massi senza il loro rotolare. I minatori se ne sono andati, chi in un campo, la vigna a solforare, chi sulla piazza viva del paese a sorseggiare l'ultimo bicchiere, chi altro ancora di tornare in famiglia non vedeva l'ora. E quindi una meditazione a fine della giornata, non è finito il giorno. Non è finito il giorno con la corsa del sole, che al di là della terra l'astro non si è fermato mai e ancora va scendendo su altri monti. Beato te, mio sole, che non hai notte mai e la tua vita vivi tutta intera a noi, sotto un buio soffitto, morir così sovente qui ci tocca ogni sera.